Questa è ancora più complessa perché se non abbiamo dati definitivi su chi ha sospeso, ha mantenuto la risposta, i dati sono ancora più fumosi sul cosa succederà riprovando la sospensione. Sicuramente non ci sono rischi nel riprovare una sospensione, questo è quello che pensiamo un pochino tutti, cioè se il BCRBL tornasse sopra lo 0,1 e siamo costretti ad riprendere la terapia, si raggiunge nuovamente una risposta profonda, dopo qualche tempo si può provare a risospendere il farmaco senza grossi rischi, tanto che c'è chi ipotizza anche un impiego intermittente di questi farmaci, proprio per un certo periodo, poi risospenderli. Però se la durata della risposta alla seconda sospensione sarà maggiore o minore, quello che succederà nessuno al momento lo sa, perché ci sono solo dei dati, esperienze personali. Ecco, trials clinici in questo senso costruiti con dati quindi riproducibili non ce ne sono.